Un investimento di 33 milioni è l'ammontare della cifra prevista per la riqualificazione del porto di Reggio Calabria. La presentazione del masterplan, lo ricordiamo, è avvenuta nei giorni scorsi. Un progetto che è stato considerato innovativo e che rovescia l'approccio tradizionale alla progettazione portuale, mettendo al centro il collegamento tra mare e territorio, perché lo stretto di Messina è considerato un varco tra Mediterranei, attrattore dei flussi africani, strategico per l'economia di sviluppo europea. Un'idea, quella della riqualificazione del porto, che piace, convince e che può rappresentare la rinascita di un territorio molto più vasto, non solo dello scalo reggino ma di tutta l'area dello stretto, a partire dal sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti, che ha detto a chiare lettere che con la realizzazione di questo progetto il porto si avvicina ancora di più alla città. Ci saranno attracchi turistici con la possibilità di accogliere le piccole e grandi navi da crociera, ampliando di fatto l'offerta turistica della città. L'occasione è stata quella in cui abbiamo accolto a Palazzo San Giorgio 7 rappresentanti delle società croceristiche che hanno dimostrato interesse verso la nostra città e verso il porto di Reggio Calabria per individuarle come mete e punto di approdo delle loro crociere. Finalmente, ha spiegato Brunetti, abbiamo anche avuto garanzie da parte del presidente dell'autorità di sistema Mario Mega che i lavori saranno completati entro il 2026. Così il porto, con questo nuovo progetto, il porto si avvicina di più alla città, è un porto che ci permetterà di avere anche attracchi turistici, è un porto che ci permetterà di accogliere le piccole e le grandi navi da crociera. Ovviamente questo non può che essere un punto a favore della nostra città, che in termini di investimento nel turismo e nella vocazione turistica che da sempre ha, era un tassello che mancava.